Salve a tutti e ben ritrovati. In questo fine settimana la nostra regione vedrà un graduale miglioramento tra oggi e domani grazie all'espansione dell'anticiclone che abbraccerà gran parte delle regioni meridionali, ma attenzione perché domenica avremo l'arrivo di aria più fresca per infiltrazioni che da est interesseranno gran parte del sud Italia. Nuovo calo termico e forte vento in arrivo, ma vediamo tutto nel dettaglio. E partiamo con oggi, venerdì. Avremo una giornata che vedrà un netto miglioramento rispetto ai giorni scorsi. Infatti, il cielo sarà sereno, poco nuvoloso e non avremo temporali pomeridiani, soprattutto. Quindi, un netto miglioramento e anche un aumento delle temperature con valori fino a 30-31 gradi sul tavoliere. Ma anche il resto della regione avrà un aumento termico con temperature fino a 28-29 gradi. Le minime non subiranno variazioni di rilievo, ventilazione moderata dei quadranti meridionali. Nella giornata di domani, che sarà anche la prima ufficialmente estiva con l'arrivo del solstizio d'estate alle 23:43, sarà una giornata che vedrà alternanza di nubi e schiarite, ma qualche avvisaglia di cambiamento ci sarà nel corso delle ore pomeridiane con la formazione di temporali sulle zone più interne, specie tra Murge e Subappennino Dauno, e anche le temperature subiranno una lieve flessione rispetto ai giorni scorsi, con la ventilazione che sarà ancora moderata, ma questa volta si disporrà dei quadranti settentrionali. Nella giornata di domenica, invece, 21 giugno, avremo ancora alternanza di schiarite e annuvolamenti, ma l'elemento meteorologico più importante di questa giornata sarà il vento. Infatti, forti raffiche di vento sferzeranno la Puglia, praticamente dal Gargano al Salento, con raffiche che toccheranno anche 50-60 km orari. Avremo una giornata che vedrà anche un ulteriore calo delle temperature, che nei valori massimi non andranno oltre 24-26 gradi, quindi ci riporteremo leggermente al di sotto delle medie del periodo. Per quanto riguarda la prossima settimana, tra lunedì e martedì ancora ventilazione da nord e estate che sicuramente non sarà in gran forma, ma non perdete tutti gli aggiornamenti che si terranno proprio nella giornata di lunedì. Grazie per l'attenzione e buon weekend!